www.maurizioppoli.it, un breve cenno ai termini usati in questo periodo, sono termini del mondo delle criptovalute, in particolare di Bitcoin. Sentiamo parlare di halving, il 24 di aprile ci sarà il quarto halving nel mondo dei Bitcoin. Cosa significa halving? Dall'inglese vuol dire, significa ridurre a metà nel contesto delle criptovalute, quindi è un evento programmato che riduce a metà la ricompensa dei vari miner per la verifica e l'aggiunta dei vari blocchi alla blockchain. Halving, questo meccanismo è stato introdotto, come dicevo, dai Bitcoin e quindi genera, come il concetto economico della domanda dell'offerta, scarsità. Ci sono stati, in questo viaggio di halving, cioè della riduzione a metà della ricompensa, è partito nel 2012, il primo evento, 2016 e 2020. Quindi 2012 è da 50 e la ricompensa per blocco è passata a 25 Bitcoin. Nel 2016, il 9 luglio, è passata a 12,5 Bitcoin, quindi si è ridotta della metà. E nel 2020, in piena pandemia, ha ridotto a 6,25 la ricompensa. La prossima, che è il 24 di aprile del 2024, ridurrà la ricompensa a 3,125 Bitcoin. Quindi abbiamo scoperto la parola halving, cosa vuol dire. E nel mondo delle criptovalute. Vi riporto poi un piccolo articolo che approfondisce queste tematiche per sempre per migliorare la propria conoscenza nella cultura dell'educazione finanziaria e poter sempre, come diciamo sempre, conoscere per decidere, conoscere prima di fare qualsiasi cosa. Quindi conoscere, oggi abbiamo imparato il termine halving al prossimo intervento di educazione finanziaria. Alla prossima!